Ciao a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Video il giorno dopo in relazione chiaramente al match che si è giocato ieri tra Südtirol e Cagliari, terminato sul punteggio di 2 a 2. Allora, sono passate tante ore dal termine della gara e brucia ancora, sinceramente. Brucia ancora perché chiaramente prendere gol all'ultimo fa male sempre, ma specialmente dopo una partita che poteva darti un po' di aria fresca al Cagliari e sinceramente anche a noi tifosi, diciamo che prendere gol all'ultimo brucia veramente veramente tanto. Anche se, c'è da dirlo, nonostante il Cagliari avesse portato 3 punti in saccoccia, quindi avesse portato via da Bolzano 3 punti, non sarebbe stata una vittoria convincente. E perché dico questo? Perché è stata una gara tutto sommato abbastanza complicata. L'abbiamo sudata e non poco. Il Südtirol ci ha dato tanto filo da torcere, non tanto per la mole di occasioni create, perché alla fine il Südtirol ha fatto 2 tiri in porta, ragazzi. Cioè, per certi versi ricorda un po' la gara giocata contro l'Ascoli. Forse un po' giocata meglio rispetto alla gara contro l'Ascoli, ma la solfa è stata quella, cioè l'avversario hanno sempre fatto 2 tiri in porta, se andiamo a vedere nell'economia del match, perché il Südtirol è riuscito a trovare l'1-0 alla prima sortita offensiva, lì errore di impostazione mi sembra di Altare, ripartenza del Südtirol con alla fine il colpo di testa anche lì Capradossi male in marcatura e 1-0 del Südtirol. Poi siamo riusciti a pareggiarla con il buon calcio di punizione battuto da Viola. L'unica cosa buona che ha fatto Viola in questa partita sono state la punizione e il calcio di rigore. Quindi chiunque stia esaltando Viola nelle pagelle di tutte le testate giornalistiche dandogli 7,5, io non lo capisco. Io non lo capisco perché Viola sta mandando a 2 all'ora nel primo tempo. A 2 all'ora. Poi nel secondo tempo si è un po' ripreso. Ma ragazzi, così non si può andare avanti. Comunque, punizione, riusciamo a pareggiarla. Nel secondo tempo, qualche occasione siamo riusciti a crearla in più, avremmo meritato il vantaggio, sicuramente l'avremmo meritato, ma quando non capitalizzi, quando non riesci a finalizzare le azioni, te la prendi in quel posto, anche perché ti sei cagato addosso. Come ho detto ieri, il Cagliari ieri, specialmente Liverani, c'aveva la mutanda un pochettino sgommata. Per usare un eufemismo, perché se tu fai uscire Nandez e Rog, che sono due giocatori prettamente offensivi, ma che comunque erano stanchi, poteva anche starci farli uscire, ma non per mettere Dossena, che è un pilastro, e un altro difensore centrale che tu, oltre a Obert, Altare e Capradossi, c'hai anche Dossena, quindi c'hai quattro centrali. Cioè, tu hai concluso la partita con quattro difensori centrali in campo, più Lella che è un altro centrocampista, insomma, di rottura, comunque un centrocampista più volto alla difesa che all'attacco. Quindi ti sei ritrovato negli ultimi minuti a buttare la palla avanti senza nessun tipo di pretesto, con la speranza che passassero i secondi più velocemente possibile. Ma dove sei? Ma dove pensi di stare? Cioè, ti stai giocando una partita a Bolzano contro il Südtirol. E tu vuoi veramente giocare in quella maniera becera? Dopo che per 90 minuti ti sei girato la palla e hai avuto il 70% di possesso palla, perché i dati sono quelli, il Cagliari ha avuto oltre il 70% di possesso palla per 90 minuti, tu mi arrivi al 90esimo con la mutanda sgommata, Liverani, perché è così. E non tieni il pallone, non lo tieni, lascia al Südtirol la possibilità di affondare, e questo modo di difendere il risultato lo abbiamo fatto anche in altre partite, ci è andata bene, per esempio contro il Modena, gara vinta per 1-0, anche lì dominata, dovevamo chiuderla 27 volte e non l'abbiamo fatto, siamo arrivati al 90esimo con l'1-0, Liverani cosa ha fatto? Non ha... Vabbè, lì ha messo anche Luvumbo, ma ci stava. Lì ha inserito Dossena, ma non è neanche colpa di Dossena, cioè sembra che me la prenda con lui. Non è colpa sua, ragazzi. Cioè, meriterebbe anche di giocare più spesso, ma
non è il modo in cui devi inserire un difensore centrale, secondo me. Perché un difensore centrale, partendo dal fatto che quando subentra un difensore centrale è sempre pericoloso, perché la concentrazione del difensore è fondamentale e se tu entri in una condizione in cui non sei particolarmente concentrato, è finita. È finita. Però non è problema di Dossena se ieri abbiamo pareggiato. Il problema è appunto il cambio che è stato fatto. Il cambio che è stato fatto è la mentalità con il quale il Cagliari era presente in campo in quegli ultimi minuti. Cioè, Liverani, se vuoi arrivare veramente alla fine del campionato, ti conviene cambiare qualcosa, ti conviene cambiare proprio mentalità. Io mi unisco a gran voce come si dice? All'hashtag? Ormai è un hashtag, non lo so. L'hashtag fa molto 2016. Però, Liverani out. Liverani out. Perché basta, ragazzi. Basta. Cioè, ci sta che i primi minuti, cioè le prime partite, insomma, non le giochi bene. Hai bisogno di rodare il gioco. Ci sta, ok, tutto quanto. È stata una stagione complicata. Retrocessione, tante cessioni, tanti arrivi. Ok. Ti ho compreso su tutto. Sono stato molto paziente io. Ma quando arrivi a giocarti queste partite, che sei decimo in classifica, con una squadra che dovrebbe essere ai vertici, ti vai a giocare queste partite e ti caghi addosso in questa maniera, allora forse il Cagliari non è Cagliari non è la piazza per te. Forse Lecce poteva essere una piazza per te. Poteva essere una piazza per te il Parma, ma non il Cagliari. Perché noi qua non vogliamo gente che si caga addosso. Qua vogliamo gente con due pelotas così. Due pelotas così. Cioè, ragazzi, io mi sto iniziando seriamente a preoccupare perché se dobbiamo avere paura del Südtirol, cioè, quando andiamo ad affrontare squadre come il Parma, come il Frosinone che l'affrontiamo tra 2 giornate, o il Pisa che affrontiamo la prossima giornata, cioè, dove andiamo? Cioè, abbiamo paura del Südtirol. Con tutto il rispetto poi, perché ieri il Südtirol ha giocato anche una discretissima partita per il livello che ha. Perché non poteva sicuramente fare la partita, avere il pallino del gioco. Era chiaro che il Cagliari avesse il pallino del gioco. Ma appunto si sono presi un punto con grinta, con voglia, con tutto l'attaccamento che hanno. Se lo sono presi questo pareggio. E poi per quanto sia immeritato, perché hanno fatto 2 tiri in porta e non hanno mai giocato. Il problema è che è colpa nostra. Cioè, è colpa nostra. Questa è colpa nostra. Ce lo siamo fatti da soli il gol. Ce lo siamo fatti da soli. Liverani se lo è fatto da solo. Poi che mi viene a dire prestazione di crescita, prestazione ok, tutto qua. Ma dove? Dove le vedi queste cose? Dove le vedi? Dove le vedi? Cosa c'hai? Il prosciutto negli occhi? C'hai il San Daniele negli occhi? C'hai il prosciutto di Oliena negli occhi? C'hai. Non è possibile che continui a dire queste cose ripetute, sempre la stessa cosa, dici. Sei un pappagallo, sei, Oliverani. Sei un pappagallo. Continui a dire prestazioni in crescita, secondo tempo ottimo. Poi Viola che ti va dietro, mi fa ancora più ridere perché Viola poi che dice che sto finalmente prendendo condizione fisica. Mica, Dureo, a novembre siamo. A novembre siamo. La stagione è iniziata da 2 mesi, 3 mesi. E finalmente c'è la condizione fisica. Adesso c'hai condizione fisica. Adesso l'hai raggiunta. Cioè, non lo so se per te questo è un motivo di vanto. Poi li va dietro dicendo: nel secondo tempo si è visto il grande lavoro di Liverani. Minchia, se questo è il lavoro di Liverani con una partita dove hai creato comunque un secondo tempo dove hai creato qualcosa e sei riuscito a sbloccarlo soltanto a 13 minuti dalla fine con il calcio di rigore, che ci sta, era un calcio di rigore nettissimo, ma sei riuscito a sbloccarlo soltanto sul rigore. Cioè, se questo è il lavoro di Liverani, allora vado io in panchina e probabilmente diventiamo una squadra da Champions League. Non lo so, perché a quel punto chiunque sarebbe meglio di fa chiunque sarebbe meglio di Liverani. Chiunque, chiunque. Cioè, se questo è il lavoro, se questo voi lo definite una prestazione accettabile, allora forse non siete da Cagliari, perché noi vogliamo vedere altro. Noi vogliamo vedere una squadra che gioca a calcio, che faccia gol, che faccia soprattutto gioco,
Ma non dico calcio spettacolo, perché non siamo nessuno per fare calcio spettacolo. Noi vogliamo una squadra che quando scende in campo innanzitutto con due pelotas così, come ho detto prima, ma soprattutto che faccia gol, che riesca a vincere le partite, perché siamo tecnicamente superiori a queste squadre. Io non chiedo che facciamo 5 gol a partita, che facciamo 3 gol a partita, non lo sto dicendo, partendo dal fatto che non facciamo 3 gol a partita da non so quanto tempo. Ma cioè, non chiedo questo. Io chiedo una squadra che giochi a calcio e che soprattutto faccia gol, che capitalizzi le azioni che crea, che ci metta sempre quel qualcosa in più sulle seconde palle, sui contrasti. Cioè, siamo una squadra che può far tanto, ma non lo fa. Cioè, è tipo. Potrei ma non voglio, altro che vorrei ma non posso. Potrei ma non voglio. Sembra così, sembra. Cioè, il messaggio che passa è questo. Non lo so, raga. Passiamo alle pagelle. Allora, Radunovic 6. Due tiri prende. Non può nulla sui gol. Cosa gli si può dire a Radunovic? Non gli si può assolutamente dire nulla. Non corre mai pericoli. Non ha mai conclusioni verso la porta, se non appunto i due gol. Non, è incolpevole, ragazzi, è incolpevole. Obert 6 più, tutto sommato non mi è dispiaciuto. C'è chi ancora li preferisce Carboni, Barreca, sono pareri soggettivi. Io personalmente, anch'io, preferirei un terzino di ruolo, però ieri Obert non ha fatto malissimo. Cioè, lo continuiamo a dire da settimane. Il problema del Cagliari in questo momento non è la difesa. E chi se la prende con la difesa è stupido. Cioè, virtualmente sì. Capradossi, gli do 5 e mezzo. Non tanto per chiaramente la sua prestazione nel complesso, che tutto sommato era buona. Però 5 e mezzo, mezzo voto lo tolgo per il gol. Lì si perde l'attaccante del Südtirol sul gol del 1-0. Se l'è perso lui. Quindi 5 e mezzo, anche se la prestazione nel complesso non è malissimo. Altare, gli do 6. Anche lui chiamato a difendere, ma sporadicamente, cioè, ragazzi, il lavoro ieri della difesa è stato più di impostazione che di altro, cioè, aiutava più l'attacco più che difesa era appunto un quattro giocatori che appunto cercavano di dare una mano all'attacco, quindi sei ad Altare che, lo sappiamo, quando è chiamato ad impostare non è un fenomeno, però ieri la prestazione secondo me è stata sufficiente da parte sua. Di Pardo anche lui, più o meno 6 sufficienza, giocatore che, l'ho detto la scorsa settimana, secondo me non si intende particolarmente con Nandez, ha avuto delle situazioni in cui appunto ci sono state delle discussioni tra loro, cioè comunque delle situazioni in cui Nandez gli diceva come fare o Di Pardo gli diceva dove andare e non si capivano. Quindi comunque sufficienza perché Di Pardo sta crescendo, secondo me, ed è un terzino sicuramente meglio rispetto a Zappa. Lo dico senza mezzi termini, secondo me, in questo momento Di Pardo non possiamo far meno di Di Pardo, perché se mettiamo Zappa lì a destra non si va da nessuna parte. Viola io gli do 6, ma ragazzi, come ho detto prima, Viola, cioè a parte la punizione e il calcio di rigore, cosa ha fatto? Cioè, nel secondo tempo ha avuto una mezza crescita sicuramente, ma nel primo tempo faceva girare la palla con la stessa velocità di non lo so, di una pigetta in salita. Perché, raga, poi che mi viene a dire che stai prendendo condizione fisica a novembre, cioè sembra che prendi per il culo la gente. Cioè, scusami, però è così. È così. La condizione fisica la prendi dopo un mese, dopo 2 settimane, dopo. Poi non è neanche un calciatore di quei calciatori enormi, comunque di grande stazza, che per prendere condizione fisica ci mettono sempre un po' di più. Cioè, sei un calciatore che virtualmente non è così grosso, non ha tutto questo fisico, quindi per prendere condizioni non ci vuole neanche tutto questo tempo. Probabilmente però sei un po' storto e quindi ci vuole un secolo. Rog, 5,5. Non dico che è sottotono, però soffre un po' forse la pressione del centrocampo del Südtirol. Non mi è piaciuto moltissimo.
ha avuto delle occasioni in cui anche lui si abbassava perché, nel primo tempo, perché Viola era troppo lento e quindi si abbassava lui per ricevere il pallone, così come Nandez. Però, raga, cioè, non lo so, non mi è piaciuto moltissimo ieri Rog, sinceramente. Non ha fatto una prestazione, a mio modo di vedere, sufficiente. Al suo posto Lella, a cui non do chiaramente un voto, do Senna, non do un voto. Non è per colpa loro se abbiamo pareggiato, l'ho già detto prima. Nandez 6, perché gli do 6? Perché dà sempre la possibilità di essere pericoloso. Per quanto molti continuano a dire che Nandez può fare di più, Nandez può fare di più, Nandez può fare di più. Raga, giocatori come Nandez, secondo me, vanno anche un po' accompagnati, vanno anche un po' seguiti in un certo senso. A Nandez non li puoi scaricare tutte le colpe di questo Cagliari, non li puoi scaricare tutte le colpe soltanto perché non riesce a fare un cross, non riesce a fare un tiro, non riesce ad essere, non riesce ad essere, come dire, decisivo. Nandez è un giocatore che va servito bene, che non è sicuramente quel calciatore che ti può risolvere le partite a livello di gol, però magari con un assist o con un cross ti può anche dare una mano. Ma, ragazzi, se non lo riusciamo a servire, se non riusciamo a farlo arrivare sul fondo o comunque a non dargli quel pallone buono, è ovvio che non rende. È ovvio che non rende. Non è un calciatore che tecnicamente è tutto questo granché, è più un calciatore di corsa che di fatica, quindi deve essere servito in maniera ottimale, ok? Poi a volte gli escono questi gol. Io mi ricordo, per esempio, quello col Torino al volo sul ribattuto da calcio d'angolo, quello della stagione del centenario. Faccio un gol pauroso, ma cioè sono colpi che gli escono una volta ogni 50 partite, più o meno. Quindi, però, gli si vuole bene. Io personalmente gli voglio bene. Poi fate come vi pare. Deiola, 5 e mezzo. Che voto gli vogliamo dare? Prestazione ancora relativamente sottotono per Alessandro Deiola, che sì, tira fuori ogni tanto, per esempio il cross per la Padula, che ci è voluto soltanto un grande intervento del portiere, quello è sicuramente un buon cross, ma ragazzi, cioè, sbaglia una miriade di passaggi, quindi non lo so, cioè, 5 e mezzo è il voto più giusto. Falco e Luvumbo gli do lo stesso voto, 5 e mezzo entrambi. Falco è forse il calciatore che si abbassa di più insieme a Rog per ricevere palla nel primo tempo da Viola. Però non lo so, ha il merito sicuramente di prendersi la punizione che da cui nasce il gol del pari. E basta, poco altro. Alla fine anche lui non è che crea moltissimo. Sicuramente però è un calciatore che, come Nandez o comunque come lo stesso Luvumbo, sono calciatori che, se messi in condizione, possono tirarti fuori qualche giocata interessante. Quindi attenzione a come si serve Falco, attenzione a come gli si passa il pallone. Luvumbo 5,5 diverso, però è un voto diverso perché chiaramente lui subentra e non incide particolarmente sul match. Non ha tutto questo. Non ha tutte queste colpe anche lui sul pari, secondo me, perché a una certa Cagliari gioca a rilanciare la palla avanti senza nessun pretesto, e quindi Luvumo chiaramente non ha la possibilità neanche di mettersi in mostra. Però non lo so, non è forse neanche entrato benissimo per quanto mi riguarda. Concludiamo con il migliore in campo, che voi direte sì, grazie al gol, ma non è solo per quello. Oltre che, vabbè, gol e rigore procurato, la Padula gli do 7 perché è stato uno dei pochi che, anche quando si stava difendendo, si stava iniziando comunque a subire la pressione del Südtirol, lui continuava a correre imperterrito cercando di prendere il pallone, cercando di andare in profondità. Cioè, ragazzi, è inevitabile che la Padula ieri abbia giocato una ottima partita, secondo me, al di fuori del gol, al di fuori del rigore procurato. È stato uno dei migliori, il migliore secondo me, e sicuramente poi ricordiamo che ha segnato già due gol in due partite, il che è una cosa che per il momento in stagione non abbiamo visto così frequentemente, quindi
ripartire dalla Padula in attacco e sperare di recuperare Mancosu, che è un calciatore che tutto sommato può darci una mano dal punto di vista qualitativo in avanti. E poi niente, insomma, questo è la Padula. Deve essere servito anche lui però in maniera ottimale. Poi è un rapace, quindi il gol del pareggio è arrivato su una palla vagante, insomma, lì poteva arrivarci Capradossi, c'è arrivato la Padula, insomma, questo gli va detto che gli va dato merito, perché quella, se ci fosse arrivato, se ci fosse stato un altro giocatore, forse non l'avrebbe presa. La Padula invece che c'ha l'istinto, l'ha buttata dentro. Quindi niente. Quindi ripartire da, per trarre le conclusioni, ripartire dalla Padula, ripartire da un secondo tempo che sì, qualcosa siamo riusciti a fare, ma non si può pensare che adesso con questo secondo tempo andiamo col Pisa, facciamo 3 gol. Cioè, non pensiamo minimamente a questo. Pensiamo al fatto che è un pareggio che non va bene. Che dobbiamo ancora crescere tanto, che dobbiamo inserire in campo altri calciatori, che ci mancano comunque altri calciatori, c'è da dirlo, perché Mancoso, secondo me, a livello di gioco qualcosa te lo dà. Ma anche un giocatore come Cufaré disse, secondo me, sarebbe ora di farlo giocare un pochino, perché sta lì in panchina, cioè, al posto di Rog e al posto di Nandez, potevi mettere tranquillamente Cufaré. Cioè, sono già 2 partite che lo dico, eh. Mi sembra che contro la Regina l'avevo detto. Kurfalidis al posto di Rog, al posto di Nandes, sarebbe perfetto. È un calciatore che, per caratteristiche, non vai a sminuire nulla dal punto di vista dell'equilibrio, non vai a togliere nulla appunto all'equilibrio della squadra, non vai a togliere nulla dal punto di vista comunque quantitativo. Qualitativo forse sì, perché magari Kurfalidis ancora non è a livello magari di un Rog o di un Nandez a livello qualitativo, mi sto riferendo. Però non perdi di lucidità, non perdi di quantità, ok? E poi chiaramente aggiungi magari quella forza fresca, quell'energia anche di un giovane che ha voglia di giocare, che ti può dare una mano, ti può veramente dare una mano. E non sto dicendo che lo devi fare entrare al 90esimo, lo devi fare entrare quando Rog e Nandez iniziano a sentire fatica. E Rog si è visto intorno al 75esimo, sta iniziando a sentire fatica. Come contro la Regina. Stessa identica cosa. Non lo so, raga. Non lo so. Se continuiamo così, poi, ripeto, se continuiamo così, Liverani è giusto che si faccia da parte. Ma in generale, fosse per me, già dalla gara persa contro l'Ascoli sarebbe dovuto essere cacciato. Perché non puoi perdere una partita in quella maniera. Poi siamo andati contro la Regina, abbiamo pareggiato. Pareggiando ancora contro il Sutton. 3 partite che non vinciamo. 3 partite. Cioè, non possiamo pensare di fare una vittoria al mese. Con una vittoria al mese? Perché se facciamo una vittoria a novembre, una vittoria a dicembre, una vittoria a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 7 vittorie. 7 vittorie sarebbero, considerando che ne abbiamo fatte 4-5 sarebbero più o meno 12 vittorie, 11 vittorie, adesso non ricordo bene quante ne abbiamo già fatto. Sarebbe un piazzamento a metà classifica. Pazzesco, pazzesco, incredibile. Questo è più o meno, perché l'andamento del campionato più o meno questo è da metà classifica. Cioè siamo più vicini alla zona playout che alla zona di promozione diretta. Serve pedalare, serve muoversi, perché qua le altre squadre non ci aspettano. Non ci aspettano per nulla. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Chiaramente della partita, della situazione. Io vi saluto. Forza. Caso tu sempre, 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 sempre. E ciao ciao.